Sport lancianese che torna a respirare godendo di spazi utili, vitali, a lungo sospirati. Il Palamasciangelo del quartiere Santa Rita dal marzo 2021, trasformato in hub vaccinale, è così tornato ad ospitare diverse discipline, tra cui calcio, volley, basket, futsal, anche eventi di danza classica ed artistica. L'hub necessaria per le vaccinazioni anti-Covid è stata infatti trasferita presso i locali di Lanciano Fiera, col Palasport che può riprendere ogni attività dopo interventi di pulizia, decoro, sanificazione. Interventi per ora standard, con l'obiettivo di una radicale ristrutturazione dell'impianto non troppo lontano. L'amministrazione comunale ha infatti redatto un progetto di prefattibilità tecnico-economica per investimenti sul tetto, parquet, spogliatoi. 1.270.000 euro, il necessario per iniziare a lavorare sull'infrastruttura, da cercare tra credito sportivo, bandi europei. Si lavora per questo. L'importante comunque è ricominciare con lo spirito di collaborazione con tutte le società sportive lancianesi, l'assessore allo sport Danilo Ranieri. Abbiamo trovato un grande spirito di collaborazione delle società perché dividere questi palazzetti. Abbiamo voluto riportare a Lanciano alcune società di Lanciano, tra cui la Vigor Lanciano, la Fustal che erano andati a Castelfrendano, chi a Rocca San Giovanni, abbiamo una nuova società di pallavolo. Abbiamo voluto riportare il maggior numero di iscritti qui a Lanciano. Abbiamo trovato dei criteri, abbiamo fatto delle riunioni. Chiaramente avevano bisogno di più spazio, ci sono problemi perché tutti vorrebbero avere più spazi, ma abbiamo, nel limite delle condizioni che abbiamo fatto al meglio possibile. Qui in questo Palamasciangelo fondamentalmente ci sarà il calcio a 5 con la Vigor Lanciano, con la Fustal, ci sarà la pallavolo con la Hostal Volley, con la TUFS, c'è anche una nuova società di pallavolo che è nata adesso. Mentre al Palazzetto dello Sport, dove anche lì abbiamo già fatto un mutuo da 200.000 euro e presto appalteremo il rifacimento dell'impianto energetico, l'efficientamento, il solaio per circa 900.000 euro, questo anche grazie a una partecipazione a un bando che aveva fatto la precedente amministrazione per 700.000 euro, anche lì siamo intervenuti con questo nuovo mutuo.